Sapete chi c'è dopo? Signore e signori, Mr. Chaos! Facciamogli un urlo a Chaos! Mica, bravi, come spaccate! E Chaos è uno dei pilastri. Io sono un po' più pagato. Però probabilmente se non avessi sentito le sue cose non avrei pensato che si poteva fare un certo genere di rap intelligente, con una dignità che... Cioè, Chaos è un artista che... Io lo dico sempre anche a lui, ma... Lui ride perché è modesto. Meriterebbe palcoscenici ben diversi. Chaos. Rossone o... Variazioni sul tema, beh, poi tra gli amici che mi chiamano un nome che non ti posso manco dire. No, beh, poi c'è ogni rapper, c'è il nome finto, no? Mica si può... Ciao, sono Marco, devono essere nomi veramente ignoranti, che se no non va bene. No, scherzo, è una roba... viene da vecchio. Attualmente sono impegnato nella fattura e composizione di pezzi rap, rap melodico. D'accordo. E ragazzi, che era suonato prima! Milano Masso! C'è quel genio che mi porto dietro, che ti dico, ogni tanto penso di fare i live solo per poter vedere da vicino veramente quel fenomeno. Modi è la metà e forse anche più del mio live. Ringrazio il cielo che esista. Questo è il primo paio del tempo, è manca ma cazzo. Del primo nana, da fatto che io non vorrei dare la faccia. Secondo oggi, come faccio a fumare sta sigaretta? Ero quel rimastone di quelli pesanti, ho voluto fare una specie di coreografia non richiesta, lanciandoci oggetti di varia natura, tra cui una scarpa, due blister di psicofarmaci e una sigaretta molto sospetta che abbiamo gentilmente rifiutato. Doncio DJ Asha qua in Milano! Sono lì a tutto quello che a me manca, proprio dal freestyle, la comunicazione col pubblico, invece non sono molto... Cioè non mi piace, cioè non è che non mi piace, non sento proprio questa esigenza di introdurre il pezzo, parlare col pubblico. Cioè, il rap è parlare, cioè cosa faccio? Parlo tra una parlata e l'altra, cioè parlo direttamente rimo, quello è il rap. Cioè. È come, cioè non so, è come nel rock, tante varianti e variabili, c'ha cioè il rock, tante ne ha il rap, wow, forse anche di più, perché ha un respiro molto più breve, le carriere dei rapper sono cortissime, è difficile che trovi rapper trentenni. La carriera di rapper può durare veramente due dischi, magari che vende 20 milioni a disco, però poi nessuno sa chi è. Non esiste il rapper vero, cioè non esiste un Rolling Stone del rap, cioè a 40 anni non esisti più proprio, già la gente non si ricorda più delle pietre miliari del rap degli anni 90, i ragazzi di oggi non sanno manco chi sono. Poi a livello americano c'è anche un mercato economico cattivo proprio, qui non se ne deve ancora cominciare a parlare forse, ma la vedo proprio una cosa, c'è cioè una grossa ostilità, c'è sempre stata in Italia una grossa ostilità da parte di tutti, per l'antitesi proprio della tradizione del bel canto italiano, cioè il suo nemico numero uno è il rap ovviamente. Quando suono mi diverto sempre, se ti do l'idea di essere incazzato è un errore, cioè nel senso già sul palco sono pigliato bene, anche se si sente tutto di merda, già sono realizzato così, sarà una cazzata a dire una banalità, però poter suonare cioè, è un privilegio proprio, me lo gusto ogni secondo, perché so che comunque cioè, tra poco non sarà più così. Il successo di sta musica è legato anche molto alla fruibilità degli utenti, cioè sono tutti molto molto giovani, dà la possibilità veramente a chi non ha niente, neanche il talento, non c'è bisogno neanche di avere talento, neanche di avere una bella voce, te la sono la conferma vivente, cioè è l'unica cosa che dà la possibilità a qualunque veramente reietto di poter affermarsi, di poter avere una posizione sociale, anche perché no, quattro soldi da mettere da parte. Probabili imprevisti tu, guarda se come li hai poi calcolato.
Sì, beh, io sostengo che le case discografiche non possano che veicolare il genere, il rap, quando qualcuno se ne occupa, cioè non possono pianificare la carriera di un artista rap come magari possono fare con il pop o con il rock, o comunque, cioè, hanno già, bene o male sanno che devono prendere il tipo dei Tokyo Hotel, riempirgli la testa di 5 kg di lacca, mettergli chiamargli un visagista fantastico e buttarlo in pasto dai 13 anni, cioè questo l'abbiamo visto nel 2000, negli anni 90, negli anni 80 e vai fino ad arrivare praticamente al prototipo che è Elvis Presley, cioè è un loro cliché ben collaudato, funziona perfettamente, cioè il pop music non è un cliché, è proprio un modo di operare, un modo di lavorare così. Non possono farlo col rap, cioè no, adesso lo fanno, perché comunque sono riusciti anche a omologare il rap, oggi il rap è immagine, video, è quello che è, poi è chiaro, in America, dove l'America c'è la fetta di mercato più grossa e più sostanziosa del mondo, impone le leggi di mercato, non sono leggi che possono funzionare qua, questo è la mia opinione, ma... Quanto distante questa croce che è il ricordo?